Buonasera a tutti, amici delle Pinete. Siamo qui al centro sportivo con i ragazzi di Erta Vernello che stanno per giocare la loro seconda gara stagionale. Intanto li salutiamo e li facciamo presentare. Io sono Michael Laudicino, ho fondato questo club l'anno scorso. Le cose, diciamo che dall'anno scorso sono un po' cambiate in meglio. Abbiamo perso giocatori di spessore come può essere Lorenzo Brizzi, Tommaso e Andrea Gariboldi, anche il portiere Rodolfo, però abbiamo preso giocatori molto competitivi, anche con più testa magari a livello tecnico, come può essere Maurizio Laudicino. Abbiamo preso un'altra punta di diamante molto forte che è Francesco Carbone. Il signore qua inizia a conoscerci, sa meglio come gestirci. Sono soddisfatto anche a livello proprio, abbiamo trovato un nuovo portiere, il nostro portiere vecchio si è consolidato, è diventato più forte, ci siamo rafforzati e questo si è anche potuto vedere nella scorsa partita contro una delle favorite con la quale abbiamo perso di misura proprio per l'ultima azione. Per gli amici a casa, diciamo che avete giocato contro Del Mar, perdendo, come hai ricordato tu, all'ultimo minuto con una prestazione grandissima. Avete beneficiato dell'aiuto di uno dei vostri ragazzi dell'anno scorso. Esatto, Miguel e anche Luca Sciutti che ci hanno dato una grandissima mano, soprattutto nella fase offensiva. Però il merito non è soprattutto loro, ma è anche nostro che come squadra siamo cresciuti e sappiamo anche prendere le distanze tra di noi e soprattutto abbiamo una mentalità diversa, penso, nell'affrontare le partite. Allora, dimmi un po', rispetto all'anno scorso, o meglio, concentriamoci un attimo sull'anno scorso. L'anno scorso il torneo, a livello almeno di classifica, non è andato benissimo. No. Era il vostro primo anno, per cui chiaramente è assolutamente normale. Cosa vi ha insegnato il torneo dell'anno scorso? Allora, intanto buonasera, sono Gianluca Barleri, capitano, allenatore, un po' il gestore della squadra. Allora, come diceva lui, sicuramente in confronto all'anno scorso abbiamo nuovi acquisti. Sì, sono partite da certi ragazzi come Lorenzo Brizzi, che era un grande centrale, ci dava una bella mano a livello di impostazione e anche di difesa del campo. In confronto all'anno scorso siamo una squadra cresciuta. Abbiamo preso l'anno scorso mazzate, come si dice, no? Dei bei colpi, che ci hanno sicuramente fatto litigare tra di noi perché è normale, però siamo anche cresciuti parecchio. L'anno scorso le prime partite era normale, non potevamo pensare ad andare a fare le partite. Qui incontriamo squadre che giocano da tanto insieme, che hanno un nucleo organizzato da tempo e giocano a memoria. Noi tante volte ci siamo anche trovati addirittura in 4 contro 5. Abbiamo avuto all'inizio dei problemi, però piano piano crescendo, anche con l'arrivo di altri giocatori, siamo praticamente verso la seconda metà del campionato, a gennaio, quando vengono divise anche le classifiche, che un po' sicuramente ci ha dato una mano, abbiamo iniziato a levare la testa dal guscio, abbiamo iniziato a fare qualche risultato, qualche pareggio, è venuto anche Migo, il Marco, che gioca nella nuova squadra che ha creato New Team, ci ha dato sicuramente una grossa mano. Però è molto... bisogna anche farci un applauso tra di noi personalmente, perché siamo cresciuti molto, abbiamo imparato a stare nel campo. E quest'anno abbiamo nuovi giocatori, Carbone, io ho preso un mio caro amico Dylan Andrea che gioca sia in campo che in porta, Federico Tonini, il portiere che avete visto l'anno scorso, che è arrivato a fine, che tra i pali sicuramente può migliorare male con i piedi, però tra i pali è un ottimo portiere. Abbiamo fatto un po' di squadra, siamo anche, soprattutto bisogna dirlo, anche come ragazzi, come collettivo, prima non ci conoscevamo molto, eravamo appena entrati, eravamo tutti nuovi, tanti ragazzi erano il primo anno che giocavano insieme, quindi lo vedi anche dalle piccole cose, magari nello spogliatoio, che non ci si, non ci, non è che parlavamo, non avevamo quel gruppo d'amici. Questo è Esatto. successo dopo, iniziavamo a scherzare, a creare, a fare gruppo, e quello ha fatto molto, ha dato una bella mano. Con questi nuovi innesti noi non diciamo di vincere assolutamente, però possiamo anche perdere, però sicuramente con gli attributi. L'anno scorso avremmo giocato con un Del Mar, la prima di campionato contro un Del Mar, Abbiamo perso 15-2 l'anno saremmo scorso. usciti a pezzi. Questa partita abbiamo perso di un gol, errori nostri, ovviamente loro grande squadra. Poi vabbè, ho saputo anche che non erano tutti, comunque questo poco fa sempre Del Mar. E noi siamo una grande squadra, sotto il punto di vista di ragazzi e nel nucleo. Poi piano piano i risultati vengono, non dobbiamo assolutamente rimanerci male o magari tante volte anche non essere tutte le partite, perché così non si fa. Bisogna cercare di essere sempre tutti competitivi, poi i risultati arriveranno piano piano, come abbiamo fatto vedere anche in qualche partita l'anno scorso. Mi trovate perfettamente d'accordo. Cosa direste ai voi stessi dell'anno scorso? Qual è proprio, se doveste dire una cosa, cosa sceglieresste?
una dritta per far andare meglio il campionato? Di usare sempre la testa e di puntare sempre a divertirsi in campo senza guardare, sì, rispettare gli avversari ma non temerli, perché temere gli avversari vuol dire perdere già in partenza. Paura non bisogna averne, quello è tra parentesi. Poi è chiaro che se ti vai a affrontare una squadra come oggi la Rocca, vedi video su YouTube, vedi giocatori che giocano a memoria, il portiere che di movimento, è normale che dici un po' ti può impressionare, ma questo non deve essere una paura, perché le paure sono altre cose. Sicuramente, come ha detto lui. E la seconda cosa, direi di essere sempre, cercare di essere sempre tutte le partite e fare almeno un allenamento a settimana, in modo che ci conosciamo, riusciamo a gestire anche. È molto importante queste cose, perché al calcetto, secondo me, si gioca in una certa maniera, non puoi prendere, andare avanti. È un impegno. Tre tocchi, sì. È un impegno che va preso, e non possiamo arrivare all'ultimo giorno, al giorno prima della partita o il giorno stesso, essere magari impauriti perché siamo in 4-5. Quella è l'unica paura, di non essere mai in numero. Però devo dire che no, non è più accaduto. Siamo tranquilli su questo. Siamo una rosa di 10-11 giocatori, quindi ci giriamo bene. Questo, forza Erta e crediamoci. Questo è tutto da parte mia. Hai parlato di tattica, colgo la palla al balzo. Stasera, come hai ricordato anche tu, giocate contro una grande squadra, Betis RQ, lo dico sempre per gli amici a casa. Avete guardato qualche video? Io vedendo video della nostra partita della scorsa giornata, vengono anche, no, i suggeriti della Rocket, guardiamo gli avversari. Mi hanno impressionato che hanno vinto sempre contro un'altra squadra, 8-2 mi sembra, comunque non mi ricordo, 8-2. Comunque anche l'altra squadra è una bella avversaria. Atletico Versilia. Era la prima giornata. Sì, Atletico Versilia. E un po' ci siamo impressionati vedendo questi ragazzi che girano così bene il pallone, come è così che bisogna giocare, quello loro giocano il calcetto, questo portiere che recupera il pallone, io avendo giocato in porta, avendo un po' giocato tutte le parti, vedo bene, prende il pallone, mette palla a terra, parte, lì uno pensa, sbaglia, perde palla, tira in porta, non è mai così. È una bella squadra, sicura di sé, e sicuramente stasera ci farà divertire, ecco. Noi però senza paura facciamo la nostra gara, e il campionato è lunghissimo. Io ho una mia filosofia e qua chiudo. Il campionato, secondo questi fino a gennaio sono allenamenti duri, magari ci saranno anche sorprese, però è da gennaio che verrà divisa il campionato in una classifica golden e silver. Noi dobbiamo puntare sulla silver e fare il meglio nella silver, questa è la realtà dei fatti. Poi magari negli anni a venire, se rimarremo compatti con altri giocatori, potremo anche andare più avanti. Avete le idee molto chiare, vedo. Sì, vai, ma questa è una cosa che posso dire, che appunto l'Erta Vernello ha ancora, diciamo possiamo dire, un asso nella manica, che fino ad oggi non si è mostrato per impegni extra calcistici, appunto, assolutamente, che è mio babbo, appunto, che è un giocatore che darà molto filo da torcere, penso, alle squadre avversarie, soprattutto perché è un difensore forte, ha giocato e soprattutto sa bene come, c'ha occhi, diciamo, in tutto il campo, 360 gradi, e soprattutto ci abbiamo fatto un allenamento e sa appunto come organizzare, come difendere, come far ripartire. Una cosa che posso dire a tutte le altre squadre è che l'Erta Vernello è cambiata, non siamo più la squadra che può essere quella dell'anno scorso, che magari si fa fare una scampagnata così in montagna. Qui faremo sudare chiunque ci abbiamo davanti, poco importa chi ci abbiamo, sicuramente noi giochiamo per vincere, qualsiasi sia la partita. Scusate, interrompo, chiudo l'ultima cosa. Qua abbiamo, se si può inquadrare, Luca Sciutti, che è arrivato a fine anno, ha giocato due partite, credo, a fine, e ha delle buone qualità, e spero che queste ultime partite, queste prossime partite, venga più o meno a tutte, perché ci farà divertire, anche darà una grossa mano, sia nella zona difensiva che nell'offensiva. Ha un buon talento e ci sarà per aiutare al meglio, sicuramente. Dillo a tutti il mio nome, così almeno mi marcano i 5, bravo. così che si fa. Comunque avete messo gli occhi della tigre. Sì, esatto, allora andate e ringhiate. Ovvio. In bocca al lupo, ragazzi. Grazie.